Nevicò per 3 giorni e alla vigilia di Natale la neve era alta, ma in quasi tutte le case era acceso un bel fuoco e la gente, affaccendata nei preparativi della festa, non sentiva il freddo. Le strade erano deserte e le porte tutte chiuse. Solamente un bambino biondo, sull'imbrunire, andava per le strade e bussava di porta in porta. Il bambino implorava, più con lo sguardo che con le parole, ma le porte gli si chiudevano in faccia di colpo. Aveva bussato alle porte delle case di migliore apparenza. Finalmente picchiò a quella della casuccia della vedova Marta. Un bambino, ripeterono le voci dei ragazzi. Marta prese il piccolo ospite per mano e lo fece entrare. Sul focolare ardevano appena 2 tizi e l'aria era fredda. Il bambino guardava intorno con i grandi occhi azzurri e tremava. Allora la povera Marta, per riscaldarlo un poco, non seppe che stringerlo al cuore fra le sue braccia materne. Nello stesso momento una grande fiamma si levò sul focolare, tutta la stanza scintillò, più splendida di una reggia, e l'ospite biondo non c'era più, sparito in quella gran luce, ma tutti ancora lo sentivano in cuore, perché tutti avevano riconosciuto il bambino Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Gesù bambino, Re di gloria, noi ti supplichiamo, prostrati davanti alla tua immagine, rivolgi uno sguardo di clemenza ai nostri cuori che ti supplicano e sono colmi di angoscia. Che il tuo cuore è così buono, così inclina alla pietà, si volga verso di noi e ci accordi la grazia che ti domandiamo con insistenza. Liberaci dalla tristezza e dallo scoraggiamento, da tutti i mali e dalle difficoltà che ci opprimono. Per i meriti della tua santa infanzia, degnati di esaudirci e di accordarci la consolazione e il soccorso di cui abbiamo bisogno, così che noi possiamo degnamente lodarti con il Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen. Gesù bambino, benedicici. Gesù bambino, ascoltaci. Gesù bambino, esaudiscici. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.